è un mondo molto articolato e complesso dove l'analisi del rischio probabilmente, o in alcuni casi, è un po' quella di dire, beh, tanto oggi non succede, domani vediamo che cosa succede. Però ho l'impressione che questa sia la fotografia di ieri. Allora, credo che il futuro si chiami sempre più innovazione, sempre più ricerca, sempre più mercati internazionali, sempre più, diciamo così, prospettiva di uno scenario completamente diverso. Allora, in questo momento si entra in dinamiche organizzative, che inevitabilmente, portando al centro il lavoro e quindi l'individuo, portano al suo contenuto, alla sua contestualizzazione, anche la formazione. Quindi è un momento di evoluzione, perché la formazione o comunque l'organizzazione di per sé deve essere una cultura. Io sono convinto che un certo tipo di fotografia si sta sempre più evolvendo. Oggi come oggi la formazione è diventata un elemento basilare nel mondo del lavoro, non solo per quelli che sono i processi, a mio avviso, legati alla sicurezza, ma proprio per quelli che sono i processi industriali insiti, che si portano a seguito anche i processi inevitabilmente legati alla sicurezza. Il decreto legislativo 81 è del 2008. 8 anni sono 80 anni nel nostro mondo. Quando questi documenti nascono, vengono percepiti sempre più come uno strumento burocratico. Ecco, forse allora magari anche una semplificazione credo che sia indispensabile. L'organizzazione del lavoro sulla sicurezza diventava un costo produttivo. Cioè, a un certo punto in poi può diventare un elemento e un fattore del ciclo produttivo.